Il castello aragonese di Palmariggi ha rappresentato in passato un importante baluardo di difesa e di controllo, non solo di Casale San Nicola, l'antica Palmariggi, ma dell'intero territorio di Otranto. Il castello risale al XV secolo e fu voluto dagli aragonesi. Originariamente era di pianta quadrata, con agli estremi quattro solidissime torri di difesa, tre circolari e solo una di pianta quadrata. Oggi purtroppo ne rimangono in piedi solo due circolari, collegate tra loro da una cortina semidiroccata. Un tempo tutto il castello era circondato da un fossato che poteva essere oltrepassato solo attraverso un ponte levatoio, posizionato in direzione est. Esso fu colmato nel 1956. Nel 1485, subito dopo il tragico sacco di Otranto per mano dei saraceni, il castello venne completamente rimaneggiato e migliorato dal punto di vista delle nuove esigenze militari. Fu lo stesso Alfonso d'Aragona ad occuparsi in prima linea della riedificazione e del potenziamento della linea difensiva del castello di Palmariggi, che sorse sui ruderi del fortino di San Nicola. Una seconda modifica sostanziale poi si ebbe nel 1724, ad opera del Vernazza, quando parte delle mura di cinta e della piazza d'armi furono interessate dalla costruzione del palazzo gentilizio della nobile famiglia, al posto del quale oggi vi è la sede del locale municipio.